Allora, ciao a tutti ragazzi dall'Ambenedetto. Molti mi scrivono che sul discorso di smettere di lavorare, di vivere senza lavorare, e cerco di dare delle risposte all'Ambenedettiane. Smettere di lavorare lo puoi fare solamente se sei ricco, solamente se hai dei soldi. Quindi in questo video voglio parlare di che cos'è la ricchezza. Per molti la ricchezza è praticamente tanti soldi che uno ha in banca, cioè se uno fa una vita, lasciamo perdere chi ha i soldi di famiglia, allora se uno fa una vita dove non spende niente, praticamente non va in un centro commerciale, non va al bar, non va al ristorante, non consuma niente e lavora, praticamente lui accumula soldi. E mette via dei soldi, quindi il suo conto corrente aumenta, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 dopo anni di accumulazione. Sto parlando di gente che accumula e mette via soldi, ok? Non di quello che ha ereditato 1 milione, 2 milioni di euro, ma anche quello che ha 1 milione, 2 milioni di euro riva poi nello stesso circolo. Che cos'è la ricchezza? Io sono stato sempre appassionato di cose finanziarie, detti ai tempi un esame di promotore finanziario, me lo studiai tutto da privatista, andai, ma non perché io c'entro, non ho mai fatto, solo mi divertivo per vedere il mio livello di capacità e l'ho azzeccato tutte le domande e non erano facili. E mi sono sempre studiato, mi sono sempre appassionato, io parlavo di cover a war quando la gente non sapeva neanche cos'erano. Comunque, la ricchezza. Una delle domande che ti fanno è la quantità di soldi che ci sono o la quantità di beni economici che uno ha? La ricchezza è la quantità di beni economici che uno ha, perché se tu hai 100.000, 200.000, 300.000 euro, 400.000, 1 milione, 1 miliardo, sono un numero. Se tu hai 50 miliardi di euro, sei quei grandi ricchi. Ce n'è uno famoso che praticamente aveva i miliardi di euro, viveva il proprietario di una grasse, di un grandissimo multinazionale di mobilifici, quale viveva in montagna, una casetta, si coltivava la cosa da mangiare, la cicoria, e lui aveva i miliardi di euro, però viveva così. Era ricco, era povero, però aveva 50 miliardi. Quello è un foglietto. La ricchezza non sono i soldi che uno ha. Tu puoi avere 10 milioni di euro sul conto corrente e essere un poveraccio. La ricchezza si basa sulle quantità di beni economici che uno ha. Finito. Questa è economia, questo è il libro di economia, non lo dice l'Ambenedetto. Quindi se tu hai uno stile di vita che vai tutti i giorni al ristorante, come può fare il Pompa, che ho fatto vedere Marco Pompa, hai una casa bella, una bella macchina, bei vestiti, una casa al mare, una barca, una moto bella, una bicicletta, una Ferrari parcheggiata nel garage, un BMW o anche due macchine, e poi c'è un'altra casa magari da un'altra parte, non lo so, a Miami, faccio per dire. Ecco, se tu hai questo, tu sei ricco. Questa è la ricchezza. Questa è la ricchezza. Ma non lo dico io, cioè economia, finanza, cioè risposta esatta, la quantità di beni economici che uno possiede. Se tu hai 10 miliardi di euro, come quel famoso signore proprietario di una lottissima di centinaia di aziende in giro per il mondo, il quale ha vissuto per anni nella casettina in Svizzera, coltivando l'orto e compagnia varia. Lui era ricco, era povero. Era povero. Povero, viveva allo stato brado. Quel famoso mafiotto che viveva mangiando, che muoveva milioni, miliardi di business, ma viveva mangiando la cicoria, il pezzettino di formaggio dentro, racchiuso nella casa per non farsi beccare, continuava a cambiare e viveva lì con due vestiti, quattro cipolle e compagnia. Era ricco, era povero. Lui che girava a miliardi, era povero, povero, povero.
Quindi la ricchezza sta nella quantità di beni economici che uno possiede. Uno può smettere di lavorare, uno può anche vivere senza lavorare, beato lui, però dipende che stile di vita fa. Uno potrebbe anche continuare ad andare a lavorare, per esempio. Sicuramente preferisco mille volte, uno che vive a pai e pesci, in dialetto si chiama pai e pesci, pane e pesce, cioè vive in maniera proprio strepenata. Preferisco mille volte uno che ha sempre la stessa maglietta, uno che vive coltivando la cicoria. E magari non fa niente, che a uno che si alza dalla mattina alle 7 di mattina fino alle 7 di sera, sabato compresa, per andare nella sua dittorello o andare in ditta a lavorare. Io penso che non ci sia più niente di infernale di quella cosa lì. Penso che non ci sia più niente di orrendo, di pezzente, come diceva Silvano, di passare 5-6 giorni su 7 della propria vita chiuso lì. L'ideale sarebbe invece essere libero, però essere anche ricco e quindi avere la quantità di beni economici che tanti, e per averli devi essere nato con la camicia, devi essere figlio di papà. Io, se fossi stato figlio di papà e avessi avuto, non so, in eredità milioni di euro o mi passassero tanti soldi, io li sputtanerei tutti, 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 tutti. Per quello che poi in certe famiglie di accumulatori, cioè generazioni di accumulatori, mettono via un pacco di soldi, poi a un certo punto arriva uno sveglio che glieli mangia fuori tutti, e quello lì che arriva e spende tutto fa bene.